ragazzi, signori, grazie, siamo tornati qui oggi con un nuovo video incredibile. Oggi c'è di nuovo in segreto. Mamma mia. Perché è mancato? Quanto tempo? Non lo so. Ma prima di cominciare il video volevamo dirvi che ci saremo, saremo presenti noi anche gli altri romani di Milagodo, quindi Frax, Fred e probabilmente anche Ila. Saremo al Catone Comics, che sarà a Monteporzio, e questo sarà il 15 maggio, quindi tra poco. Ci hanno detto che vorrebbero fare il Guinness dei primati lì in fiera, ovvero come facendo i cosplay di videogiochi. Praticamente dovrebbero battere il record come maggiore cosplay, maggior numero di cosplay di videogiochi in fiera. Ci è stato detto che c'è la possibilità di batterlo, quindi se volete entrare nel Guinness vestitevi anche da qualcosa di videogiochi. Basta anche, che ne so, la testa di quello di Minecraft, una cazzata. L'importante è che sia cioè non dovete per forza mettervi un costume. Tutto qua. Se volete venire, noi ci saremo, facciamo sto record, facciamo il palco tipo non so a che ore, ci incontriamo, salutiamo, baci, abbracci. E niente, andiamo a cominciare con questo video di segreto, dove praticamente il mio segreto è che un giorno, ritornando da una gita, io stavo a leggere su, quindi c'è due cazzo a letto quel giorno. E quindi? Perché mi interrompi mentre parlo? Parli così? Basta, io adesso mi metto in... Il mio segreto è che un giorno, ritornando da una gita, guardai un film horror con una mia amica, fingendomi spaventato. Ogni volta che c'era una scena paurosa, le toccavo le tette. È geniale. Non mi ha detto nulla, ma è impossibile che non se ne sia accorto. Ma non sapevi leggere? Sì. Ho letto, gli toccava le tette facendo finta di essere spaventato durante un film horror, una cosa geniale. E cos'ava? Però vabbè, un genio, da riprovare. Allora, mi sono scottato. Dico che è stato un incidente con la colla caldo. In verità una sottiletta fusa mi ha scottato e mi sono chiuso la mano nel tostapane. Quando un giorno ho trovato un video di mia sorella nella galleria dove si masturbava. Non scorderò mai questo video. Da là in poi l'ho guardata con occhi diversi. Ancora ora lo faccio anche a distanza di anni. E strano che se la sia scopata come tutti i segreti. E manna c'è il video di tua sorella, però. La ragione per cui amo di più la mia ragazza è che non ho mai lasciato qualcosa nel piatto. Mi dà una soddisfazione unica nel vederla mangiare insalata e acqua. Non vederla mangiare insalata e acqua tonica o roba vegana come le coglione delle sue amiche, ma dare morsi a panini con manco Godzilla e sentirla commentare la birra. Per la seconda volta ho fatto sesso con la mia ragazza. Il segreto? La prima volta l'ho fatto con la sua sorella. Quindi l'hai fatto con la prima una. Cioè, l'hai quindi fatto la prima volta con la tua ragazza. Che cazzo? Cioè, se dovevi vantarti che ti hai rifatta la sorella. Il mio segreto è che ogni giorno vado a letto con una ragazza diversa, non prostitute. E sono sposato da 6 anni con mia moglie, che non lo vuole fare mai. E gli dico una bugia dicendo che stanno gli straordinari. Questo è The Bari sicuramente. Mi spieghi cos'è? È i puntini di sospensione. Ah, ok. Ce l'ha messo talmente tanti che è passato un giorno. Cioè, lui ha lasciato il computer così. Passato un giorno e poi ha ricontinuato a scrivere. Quanti puntini e mezzo? Ci ha messo 4 giorni. Comunque, gli dico una bugia che stanno gli straordinari. Quindi è di Bari, abbiamo capito. Ma ho paura che la scopra perché controlla spesso in banca. Non voglio lasciarla perché è ricca. Faccio l'arbitro di calcio. Un anno fa, in una partita di calcio, ho dato un rosso a un ragazzo che non aveva fatto nulla, dicendo che mi aveva insultato. Poi sul referto scrissi che fuori dallo stadio mi ha minacciato di morte dopo avermi rigato l'auto. Inventato anche questo. La sua colpa era l'ex di mia sorella e per 5 anni l'ha solo che è cornificata. Credo di aver fatto la cosa giusta, ma ho paura di essere radiato se lo dico come vorrei. Come vorrei fare? Ah, se lo dico come vorrei fare. Ok. Era molto semplice. Beh, fatto bene. Nel senso, sti cazzi se te radiano. Tanto se sai, gli arbitri sono tutti merdi. Merdi. Sì, mio fratello era un arbitro. Faceva l'arbitro. No, veramente, non stavo scherzando. Oggi non riesco a parlare. Strano, come sempre, strano. Dirai. Ho perso la virginità con la testa di Barbie. E il mio ragazzo non lo sa. Non glielo voglio dire per non sembrare strana. Beh, fai bene, secondo me, a non dirlo. Sì, infatti, non lo dire mai a nessuno. Un mesetto fa ho deciso di passare un po' di tempo con un mio amico che, nonostante il suo affermarsi insistentemente etero, ho sempre considerato un etero curioso. Morale della favola: durante quel weekend si dimostrò molto più curioso e molto meno etero. La cosa che mi ha divertito di più è testimone di Gemma, che stamattina mi hanno pure citofonato. Addirittura? Sì, e mio fratello ha detto: no, guarda, io sono da Roma. E ha detto: no, sono serio, io ho detto. Vabbè, no, mi sono tagliato perché ho sentito mio fratello dire: no, siamo di un'altra religione. Comunque, c'è da elogiare la punteggiatura e i tempi verbali. È vero, finalmente uno lo troviamo fatto bene. Cioè, vabbè, uomo di 21 anni magari sa come scrivere. Sì, infatti. Sono di famiglia cristiana. Vabbè, non è che... Non è. Sono sempre stata... Dillo. No. Sei una persona di famiglia? Cristiana. Ok. E tutti pensano che io sia come i miei avi. Infatti... Che cosa hai detto? E tutti pensano che io sia come i miei avi. Avi, addirittura, no. Ma quindi noi nel MP4, i navi. Infatti vado a messa... Tutte... Mi sono rotto il cazzo. Tutte le domeniche frequento l'ACG. La famosa ACG. Se ti piace l'ACG è finita.
Comunque, ma nessuno sa che lo faccio solamente perché nel mio gruppo c'è un ragazzo buono che vorrei farmi, ha dimenticato che sono atea. Sì, sei proprio vaga, pazzia. Un anno fa mi sono fatto l'operazione chirurgica dell'allungamento del pene a Seul, Corea del Sud. Cioè, pure andato in Corea? Prima ce l'avevo di 15 centimetri, adesso ce l'ho di 20 centimetri. Non è che la Corea sia conosciuta come la patria del pene lungo, perché lì si sa che... Appunto, per questo fanno allungamento del pene là, perché sennò stanno tutti... Ah, quindi dici, tanto sono luminari proprio? Sì, là proprio. Cioè, proprio ci stanno i cartelloni per la clinica. Come quando dicevano che in Brasile i culi li facevano dei Cristo. Vuoi un pene migliore? Là, in Corea, ok. Figure. È stato scioccante aspettare un anno per farmi rimarginare le ferite prima di poter masturbarmi. Ultimamente posso trombare. Il mio segreto: mi sono vendicato sulla mia ex e mi rompe le palle sulle mie dimensioni del pene. Come facendo la 90 una volta ubriaca filmandola sulla lenza della cucina. Bentista stronza. Che poi studi hanno dimostrato che non importa la lunghezza, ma la larghezza è più importante. Perché? Dovete... Si sta già giustificando, ragazzo. No, a me non mi frega niente perché io non c'ho problemi. Nel senso che non è che c'ha. Vabbè, ma perché tu. Cioè, scusa, ma che cazzo mi frega? Scusa, cioè, non lo dice. Ma la ragazza fa tutto da solo. No, leggi il segreto. Era una cosa che volevo dire scientifica, non c'ha niente a che fare con le mie quando membra. Avevo 14 anni mi sono visto un ragazzo di 21. Oh, lui... specifichiamo anni. Oh, lui ha detto che mi mamava, che mi avesse sposato, che mi avesse, no che mi avrebbe, tranquillo. Mi ha svergitato e a quell'età piccolissima, dopo qualche giorno venga a scoprire che dopo sette mesi si sarebbe sposato, perché è già successo, comunque non si dice. Quando io ho saputo... Oh, quando l'ho saputo non si scrive così, quindi è più un io che l'ho. È più corretto se dici quando io ho saputo. Quando l'ho saputo stavo per suicidarmi, ma mi hanno salvato le mie sorelle. Dopo 2 anni eccomi qui, non lo dimenticherò mai. Ma la vita mi ha regalato un ragazzo meraviglioso che mi conosce e mi apprezza per come sono e mi sposerò con lui. Gary, i genitori della mia ragazza, omofobi come lo schifo, ci hanno visti mentre ci stavamo baciando. Si sono arrabbiati con lei e ora le impediscono di uscire. L'accompagno? No. Perfino a scuola. Ho paura di perderla. Comunque, il mio segreto è che fumo marijuana. Ah, fumo marijuana da quando avevo 14 anni. Adesso ce n'ho 16. È una vita. Wow. È una vita. Wow. E non ho intenzione di smettere. Lo faccio per sfogo il sabato e la domenica, visto che da lunedì al venerdì passo tutto il tempo sui libri a studiare. Ho scoperto che il mio amoroso sta con una mia. Io sto col mio fratello. Ma che cazzo stai a leggere? Infatti, io non sto leggendo. Ho scoperto che il mio amoroso sta con una. Ma io sto con. Oh, ho scoperto che il mio amoroso sta con una. Ma io sto con. Sono con il fratello di quella. Ah, con il fratello il di quella. Il mo. Il mo. Gli è pure amico. Il mo amoroso gli è pure amico. Sono misti di lingue. Ho scoperto. Ho scoperto. Facciamo la prosa allora, versetto 1. Ho scoperto. Ho scoperto. Ermetismo questo. Che il mio amoroso, quindi questa qui è induzione del dialetto continuo di Brianza. Moroso sta con una allegoria significa donna. Sì. Altra ragazza. Ma io sto con non il fratello. No. Attenzione, perché qui è sottinteso che ci sia un con tra il e non. Non con il fratello di quella. Sì, sta con il fratello, sei sbagliata. Io sto non. No, sta con. Che dire? Ah, sta con il fratello ma di quella. Ma io sto con il fratello di quella. E il moi influenza francese. Sì, questa francese. Il moi amoroso gli è pure amico. E licenza poetica, non metto l'accento. Perché me va. Perché mi va. Quindi, dopo tutto questo, qual è il senso? Spiegacelo. Non lo so, non ci frega un cazzo. Ok, basta. Vabbè, dai, leggiamo l'ultimo. L'ultimo segreto di oggi è: il mio segreto lo sanno solo i miei clienti. Sono una prostituta e non lo faccio per soldi, ma solo per piacere di farlo. Lo faccio da più di 4 anni. Ah, non ti pia i soldi? No, si pia, certo. No, non è pia. Come quando fai YouTube, su YouTube lo fai per i soldi. No, lo fai perché ti piace, ma non è che poi mandi indietro i soldi. Io sì. Infatti sto sempre senza una lira. Sì, perché spendi sul LOL. Va bene, comunque. Ragazzi, con questo segreto ci salutiamo e ci becchiamo al prossimo video. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Ricordatevi che il 15 maggio saremo. Ma ho detto così? Vi è piaciuto? Non lo so. Ma ricordate che il 15 maggio saremo al Catone Comics di Monteporzio. E saremo lì. E niente, veniteci a trovare. Portatevi i costumi per fare quella cosa del Guinness World Record. E niente. E ci becchiamo al prossimo video. Ciao, ciao.